Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Kamairo. Se l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e lasciate un like. Oggi vi voglio presentare come correggere il video che effettuiamo con la nostra Axon camera. In questo caso è un Eken 9, no, H9R. Questa camera ha un grand'angolo di 170 gradi. Se voi avete comunque una GoPro oppure una Phantom, è la stessa cosa. Quindi adesso procediamo con i video e faccio vedere come si fa a correggere il grand'angolo. Allora, io per questo video ho precaricato uno spezzone di video registrato nella zona dove abito io. Ho preferito questa immagine perché c'è un muretto a fine strada che mi dà una linea guida per la regolazione. Allora, premetto innanzitutto che Adobe ha creato già dei profili predefiniti per le due Axon camere più comuni, quindi parliamo della GoPro e della Phantom, e li troviamo in predefiniti, rimozione, distorsione, obiettivo, GoPro, e qui sono tre modelli, la 2, la 3 e la 4. E la stessa cosa vale per la Phantom, la 2, la 3 e poi la Inspire 1, almeno così penso che si pronuncia. Però nel mio caso, che ho un Eken, qui dentro non la troviamo, quindi la dobbiamo realizzare. Ecco perché abbiamo questo video qui come modello. E andiamo in effetti video, distorsione, distorsione lente. Quindi con il tasto sinistro la prendiamo e la trasportiamo sul nostro spezzone video. Andiamo su controllo degli effetti e ci portiamo sopra curvatura. Qui andiamo a effettuare quindi la regolazione. Andiamo su valore negativo, quindi scendiamo finché non vediamo che l'immagine sia completamente dritta. In questo caso andiamo su 30. Meno 30 sembra che sia il valore ideale. Possiamo andare anche su meno 35, no, mi sembra che 30 sia proprio il valore ideale, e ci fermiamo a 30. Se avete visto molti dettagli dell'immagine, quindi la macchina blu e la macchina rossa che avete visto inizialmente, sono quasi o del tutto spariti. Se ci interessano questi particolari, recuperarli, possiamo intervenire su effetto prisma verticale, dove andando in positivo recuperiamo il lato destro dell'immagine, andando in negativo recuperiamo il lato sinistro dell'immagine. Allora, ritorniamo di nuovo a valore 0. Ok, quindi a questo punto abbiamo effettuato la regolazione ottimale, che è meno 30, che è praticamente quella ideale per questa camera. Se vogliamo salvare questa impostazione per non ripetere ogni volta le regolazioni, possiamo fare tasto destro e l'andiamo ad aggiungere tra i predefiniti. Io già l'ho fatto, infatti l'ho aggiunto tra i predefiniti, l'ho chiamata Eken H9R, che vi metterò nella descrizione anche il file download che potete anche voi utilizzare e importarlo, così avete già il file già preimpostato. Adesso, se avete più spezzoni di video realizzato con la vostra Eken, tecnicamente dovreste ripetere questa operazione ogni volta, cioè prendere questa impostazione, anche se l'abbiamo già fatta la regolazione, e metterla su ogni spezzone. Però c'è una soluzione al riguardo: possiamo effettuare una regolazione unica su tutti gli spezzoni. Come si fa? Andiamo su vediamo, ecco qua, progetto. Qui vedete dove è scritto nuovo elemento, andiamo a creare un nuovo livello di regolazione. Ok, lo lasciamo così com'è, che è default. Poi lo prendiamo e lo applichiamo sopra la timeline e l'allunghiamo fin quanto ci interessa a noi. Non so di quando saranno tutti gli spezzoni, forse anche mezz'ora, un'ora, e l'allunghiamo per tutta la percorrenza del tempo. Qui andiamo ad applicare l'effetto che abbiamo creato, quindi effetti, io l'ho messo in predefiniti, Eken H9R, e andiamo ad aggiungerlo sopra. Ovviamente qua si è distorto perché c'è ancora quello di fondo, e togliamo quello di fondo, ecco qua. Lui è andato ad applicare
i livelli di rilocazione su tutto quello che sta di sotto di quello che gli abbiamo impostato. In pratica, giusto per farvi capire meglio, io ho messo i livelli di rilocazione sopra, tutti gli spezzoni di vite che si trovano a di sotto di quelli di regolazione avranno quella regolazione. Questo sistema è molto pratico se abbiamo effettuato con la nostra camera più spezzoni, quindi non vogliamo effettuare l'applicazione di questo effetto per ogni spezzone. Quindi io spero che vi sia stato utile questo video e che possa essere comunque pratico anche per i vostri video, come farò anch'io per i prossimi miei video progetti. Va bene, vi auguro buona giornata e vi raccomando, lasciatemi un like a fine di questo video oppure anche adesso. Arrivederci.